Una sera ritorniamo con questo nostro programma e stasera abbiamo il top, perché, ma non perché un amico, ok, ma abbiamo il super presidente della provincia di Caserta, grazie, Giorgio Magliocco. Grazie, come grazie, stai Giorgio? Bene, per il momento. Partiamo, come stanno? Allora, dopo vicissitudini che lasciamo stare ormai il trascorso, in famiglia come la presero che ritornavi in politica? È stato faticoso convincere soprattutto mia moglie, che chiaramente dopo le varie vicissitudini preferiva tenermi più a casa che impegnato politicamente, però come ho più volte detto, lei poi ha compreso che persone come me, se togli la possibilità di fare la cosa che gli piace fare, cioè quella di fare la politica, è come se tu lo tenessi comunque in gabbia e non era giusto dopo delle ingiustizie che avevo subito. Sì, sì, è vero, bellissimo. Senti, parliamo un poco dell'avventura e di dello scacco matto che hai creato. Sfruttiamo un po' anche a Carlo Marino, perché poi tu eri, quando tutti quanti alle provinciali ti portavano come perdente, perché i numeri non erano quelli là. Poi uscì un risultato che tutta la provincia, tutta la Campania, anche l'Italia, rimase scioccato, ma sei stato bravissimo. Sì, e come in tutte le campagne elettorali vanno fatte, e vanno proposti progetti, vanno proposte idee, e poi quindi vanno convinti gli elettori, in quel caso gli amministratori locali. Riuscì a intrufolarmi in qualche modo in qualche crepa del centro-sinistro e quindi poi alla fine riuscì a battere Carlo Marino, che comunque con il quale io oggi ho un ottimo rapporto, soprattutto di collaborazione istituzionale, quindi è stata una parentesi, una competizione elettorale, ma poi dire, tutto è corso normalmente perché entrambi abbiamo lavorato per Caserta, per la provincia di Caserta. Giorgio, mi ricordo, se non erro, 1900, la prima volta che candidassi il 90? 93, 95, 95. Qualcosa di... Allora, chi non conosce Giorgio, oggi ha un fisico eccezionale, secondo me si fa curare, sicuramente c'ha chi lo cura, perché è perfetto. Giorgio, non era così, quando si candidò la prima volta che lo conobbi, eri più chiattolillo, mi ricordo. 120 kg. 120 kg, sì. E mi ricordo che la prima volta che ti candidasti, venne Fini da te, sì. E sul palco stavi solo tu e Fini, io mi ricordo... quel comizio che fu bellissimo, sì, fu la prima tua esperienza, sì, la ricordi? Fu la mia candidatura alle prime provinciali dove comunque fui eletto e Fini venne a battezzare la mia scesa in campo e fu molto propizia perché poi non solo batté allora il candidato del centro-sinistra del PD che era sindaco uscente del mio comune, mi ricordo. Riuscì ad essere eletto in un collegio difficilissimo che era formato da Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Pignataro, Pastorano e Vitulazio. Ah, bello. Collegio molto difficile. Giorgio, un'altra esperienza positiva che tu sei a Roma con l'ex ministro Alemanno, sì. L'hai fatto con una bella esperienza di al di fuori di, ma anche come amministratore, o sbaglio? Sì, sì, io ero dipendente del Comune di Roma, Alemanno però mi volle in segreteria anche per i trascorsi politici nello stesso partito, lì ho acquisito, perché fui nominato dirigente all'interno della segreteria di Alemanno, e lì ho acquisito, credo, un'esperienza importante perché ti spoglia della funzione politica istituzionale, ma in realtà ti fa diventare trait d'union tra la classe dirigente, tra i dirigenti dell'ente e la classe politica. Ed quella è stata un'esperienza importante anche in relazione poi al percorso successivo. Ti ha formato un poco. Sì, è servito tantissimo come per l'esperienza della Presidente della provincia. Sì, anche perché tu sei laureato in legge. Sono avvocato, sì. Sì, quando ti sei laureato? È molto difficile rispondere a questa cosa, però avevo 27 anni. 27 anni? No, laureato a 25, abilitato a 27-28 anni. Però dopo non hai fatto... No, ho svolto la professione per 3-4 anni, poi dopo vinsi questo concorso di funzionario avvocato al Comune di Roma e quindi... Cioè, per far capire anche ai nostri telespettatori
che non è che a noi chi rappresenta le istituzioni come Giorgio Magliocca, c'è una storia, c'è un'esperienza, ci sono sacrifici. Cioè oggi la provincia di Caserta, che è qualificata su tutti i punti di vista, va riconosciuta a Giorgio Magliocca tutto il lavoro che stai facendo in Ti provincia. ringrazio. Stai facendo belle iniziative, se vuoi anche. Sì, allora, intanto il grande risultato che abbiamo ottenuto è quello di uscire dal dissesto. Io quando sono stato eletto nel 2017 ho ereditato una provincia che era in ginocchio perché in dissesto, nel 2014 fu dichiarato il dissesto. Avevamo tanti di quei debiti che non riuscivamo ad onorare e quindi l'ente è dovuto ripartire con tutte le limitazioni che ci sono quando un ente è in dissesto. Uscire dal dissesto in quella condizione è stato un vero e proprio miracolo. Oggi abbiamo i conti in regola e quindi possiamo immaginare una programmazione sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica ma anche e soprattutto per quanto riguarda la viabilità. E non per ultimo la questione dei rifiuti, in modo particolare la gestione del secco indifferenziato che noi facciamo attraverso GISEC, quindi attraverso lo STI di Santa Maria Capua Vetere e quant'altro. Oggi proprio mi sono sentito con il vicepresidente della Regione Campania, Bonavita Akol, stiamo firmando un protocollo d'intesa che prevede la realizzazione di un progetto, il cosiddetto Lentil Field Mining, che è teso allo svuotamento delle discariche oggi presenti in provincia di Caserta per recuperare il materiale inerte che un tempo veniva portato all'interno delle discariche, recuperare quindi volumetrie, rendere la provincia di Caserta ulteriormente autonoma rispetto, ma non solo la provincia di Caserta, tutta la regione Campania sarà ulteriormente autonoma per quanto riguarda la gestione della frazione secche indifferenziate. Per dire che cosa? Per dire che l'ente provincia in questi anni è stato impegnato sicuramente nel recuperare la sua credibilità economica e finanziaria, ma soprattutto è stato un ente che non si è fermato rispetto alle sue competenze. Abbiamo rimesso in campo la macchina per quanto riguarda il settore viabilità, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, non so quanti ricordano che nel 2017 molti dicevano che le scuole della provincia di Caserta Sì. dovevano chiudere perché non c'erano le certificazioni di agibilità. Mi sono assunto la responsabilità di tenerle aperte, ma in un giro di un anno abbiamo messo in sicurezza tutte le scuole di tutti i 96 istituti della provincia di Caserta. Siamo stati, come dicevo, protagonisti per quanto riguarda l'ambiente, in modo particolare per quanto riguarda la gestione del secco indifferenziato. Siamo stati protagonisti insieme anche alle procure di Napoli Nord, alla procura di Santa Maria per quanto riguarda i controlli su terra dei fuochi. Almeno ogni 2 o 3 giorni facciamo degli interventi importanti per debellare questo maledetto fenomeno, quindi siamo stati protagonisti su tutti i livelli. In questo modo io ritengo che abbiamo ridato dignità ad un ente che aveva perso la sua credibilità. E poi, se mi permetti di essere orgoglioso di un dato, in questi 4 anni, anche in considerazione di quello che era successo prima della mia elezione, in questi 4 anni in provincia non è arrivato un carabiniere, un finanziere, un poliziotto a prendersi una carta. Abbiamo dato anche segnali di trasparenza e di Di legalità. legalità, vabbè, il E tuo stato sempre la tua linea. questo per me è un motivo di orgoglio. La provincia, nessuno ne ha fatto chiacchiere. È stata per me una cosa importante. Io quando mi sono presentato ai dirigenti ho detto la prima cosa non voglio neppure uno schizzo di fango, quindi le cose si fanno per bene e andiamo avanti. Questo ti va riconosciuto su tutti i punti di vista, però adesso dobbiamo un po' di politica, Esatto, perché sennò e l'istituzione oggi selezione. dobbiamo un po'. Allora, nasce questo PDL, va bene? Sì. Ti trovi nel PDL. Diciamo, è stato fatto un percorso importante, andiamo avanti. Ora, il futuro del centrodestra sta crescendo, Fratelli d'Italia, la Lega sta crescendo. Forza Italia riesce a reggere, però non sta esplodendo, questo è il dato politico. Ci sono le elezioni in Campania, poi parliamo del 2023 e del 2025, perché le proiezioni, chi parla di politica e fa politica, proietta i ragionamenti, no? A che vogliamo fare? Parliamo un po' di Napoli.
Tu con te si può parlare a 360 gradi perché sei un vero politico. Napoli c'è fermentazione nel centro-sinistra, che mi sembra che Manfredi ha fatto marcia indietro, sta pensando là. Nel centro-destra c'è il candidato che è Marisco. Maresca che è un ottimo candidato, che ci siamo sentiti in questi giorni, che appena ufficializza viene a fare, l'ho intervistato personalmente. Che ne pensi di questo quadro su Napoli e di uno sviluppo su Maresca? Che può accadere? Si può vincere, si può perdere? Secondo te? Allora, io sono stato uno dei primi all'interno di Forza Italia, credo anche all'interno del centrodestra, a dire che Maresca era l'opportunità che il centrodestra non poteva perdere. È un candidato vincente, è della società civile, rappresenta un segnale fondamentale per il Sì, centrodestra in Tosca, Campania sì. e quindi ritengo che ci siano tutte le, diciamo, le condizioni perché Napoli ritorni alla destra, al centrodestra, attraverso un'espressione civica che comunque è garanzia per tutti a 360 gradi. A differenza di De Magistris, io vedo Maresca ancora più equilibrato negli atteggiamenti, nei ragionamenti, nelle relazioni istituzionali e quant'altro. De Magistris pure ha lavorato bene, gli va dato atto, però diciamo, negli atteggiamenti, anche nelle relazioni istituzionali, su tutto il rapporto con De Luca, no? Anch'io sono avversario di De Luca, però nel rapporto istituzionale Vabbè, sono stato certo. assolutamente collaborativo. Lì, Così funziona. lì invece mi sembra che sia prevalso un atteggiamento più di divisione, e questo non fa bene poi alla Campania, alla città di Napoli, perché la gente ha bisogno di classe dirigente che sa ragionare e trovi le soluzioni, non di classe dirigente che si becca ogni Eh giorno certo, per non si arriva da questioni di nessuna carattere parte, personale. condivido, Credo che condivido. Maresca sarà un'opportunità non solo per il centrodestra, ma anche e soprattutto per tutta la città di Napoli. Sì, ma io però penso questo, può darsi pure che mi sbaglio, con Bassolino che lo proiettano sul 12%, con un centrodestra con Maresca che si oscilla sotto il 40%, c'è il ballottaggio certo con il centro-sinistra. Su un ballottaggio di questa portata, anche se si sposta un asse, che può essere Bassolino sul ballottaggio che si sposta con il centro-sinistra, io penso che con un nome con Maresca in uno scontro, è come è stata Vince l'operazione tua, Maresca. vince Maresca, sì. Vince Maresca. Sì, le condizioni. Se la città di Napoli respinge un nome come Maresca, vuol dire che non c'è futuro per Non c'è la futuro nella città di città Napoli, sono d'accordo, di Napoli. È come sono quando una d'accordo. città boccia un giovane, un Sì, candidato sindaco giovane credibile. certo. Quando una città boccia un candidato sindaco giovane credibile, è una città che non ha futuro. Non ha Così come futuro. Napoli, con tutte le sue problematiche, che boccia e del resto ha già dimostrato di essere abbastanza, come dire, corretto nei ragionamenti. Nel momento in cui la città di Napoli non valorizza un nome come Maresca, è una città che è destinata a perdersi. Senti, invece su Benevento che pensi con il ritorno di Clemente Mastella, diciamo sponsorizzato dall'ala De Luchiana, mentre De Caro è contro? Voi state lavorando su quale nome? Là mi sembra sta Sinceramente lavorando su la Di Benevento Girolamo, non stai. non ho contezza dei fatti. Credo La Di che Girolamo, no, scusa, la Di Girolamo, ho sbagliato. La ministra Carfagna penso che la si muoverà. Com'è il fatto? Ho ma sbagliato. sinceramente non lo so, Non stai seguendo quella però lì. credo che voglio dire, ci sarà diciamo, un percorso alternativo a Alternativo al Clemente. 100%. Invece su Caserta, andiamo in casa tua. Su Caserta tu hai fatto la scelta, come giornalisticamente si sente, di prendere un po' le distanze da questa, diciamo, dal ruolo di coordinatore Provinciale, sì. provinciale. E dedicarti più a un impegno nazionale di partito, che è una cosa serissima, di questa tua cosa che auguri perché è una cosa Grazie. grossissima. E oggi mi sembra che grazie alla tua scelta di fare un po' di, se ho capito bene, spazio a Sarro, Sì, Carlo Sara sarà il nuovo coordinatore provinciale. provinciale. Lui è quello che farà la lista adesso, che si Sì. occuperà. Sì, però voglio dire una cosa, Giorgio.
Sarro non è stato presente in, diciamo, è una patata bollente, una cosa che eri tu, che sei, hai una presidente della provincia, hai fatto tutto da solo, hai fatto crescere il partito. Cioè, con Sarro è tosta fare. Cioè, dovete lavorare Allora, pesante. Carlo, Dovete... allora, Io so che c'è il rapporto con te è fortissimo. ottimo rapporto con Vabbè, che Carlo. condivido la tua scelta, perché facendo il presidente della provincia, andando oggi su Roma con un ruolo di partito nazionale importantissimo, sei proiettato ad altre cose grosse, è chiaro questo. Carlo è un ottimo deputato. Lavora tantissimo e benissimo all'interno del partito. Ai partiti servono espressioni come Sì, Carla ma non è Sarro. simpatico come te, diciamoci la verità. Diciamo che Carlo è uno che lavora veramente bene all'interno del partito e ai partiti serve gente che studia, che presenta proposte, che elabora proposte, proposte di legge, interrogazioni, interpellanze e quant'altro. Carlo è uno dei migliori da questo punto di vista. E nello svolgere questo ruolo, chiaramente, più delle volte chi si trova in queste condizioni perde di vista, come dire, Il il territorio. territorio. Ma non dimentichiamo però che Carlo è uno che ha fatto il sindaco 2 volte a Piedemonte Matese, è uno che si è candidato alle regionali, è uno che si è candidato alle elezioni politiche e ha sempre vinto, è sempre stato eletto. Quindi è uno che il territorio comunque quando ha la possibilità di batterlo, tra virgolette, è uno che lo batte bene, nel senso che lo riesce a gestire. Gli sarò a fianco chiaramente perché dovrò fare in qualche modo il passaggio di consegne, quindi gli dovrò rappresentare tutte le situazioni che ci sono sul territorio. Se vorrà, lo aiuterò anche nella composizione delle liste. Credo che già ci siamo sentiti telefonicamente e avremo un incontro su questa cosa. E quindi voglio dire, poi da quello che ho potuto capire, lui non ci teneva neanche tanto a questo ruolo, No. però per degli equilibri nazionali e campane la scelta è scesa su di lui e quindi va bene così. Fortunatamente in Forza Italia si vive un momento di grande serenità, quindi Sì, questo sì, io questo. diciamo, vivevo con un imbarazzo il fatto di fare il coordinatore provinciale di un partito essendo presidente di una provincia, quindi di un'istituzione, quindi mi sono liberato anche di Vabbè, ma hai questo preso imbarazzo. questo ruolo nazionale, Esatto, non è uno scherzo. e questo Questo ruolo nazionale comunque è importante, tra l'altro è. me l'ha chiesto Tajani Gaspar, quindi per me va bene Vabbè, così, ma voglio dire. questo significa, se mi posso permettere, che se già proietti il partito ha pensato a te, a proiettare altri oltre. Il mio obiettivo è quello là, il Sì, partito lo perché, sa, beh, c'è perché il l'impegno. partito, no, ma il partito per dare un segnale forte, perché un partito che dà un ruolo così importante, cioè non guarda più a Giorgio Magliocca, che è stato solo bravo a vincere e diventare presidente della provincia, e sicuramente ci sono le condizioni per il dopo per rifarlo, ma già pensa a una Certo. proiezione. Speriamo, ci Comunque è lavoriamo. una bella cosa, io la vedo così, che è una bella cosa che poi tu meriti, perché sei... Tu quanti anni c'hai, Giorgio, a proposito? 46, Ah, appaio sei giù. piccolo ancora! No, Sei 46. piccolo! Tu sei uno dei... Ma il centro-destra, quanti presidenti provinciali delle province c'è in Italia? Mi ma sembra... credo 4-5, qualcosa. Forza Italia mi sembra 2 o No, 1. Centro-destra. centrodestra, no, qualcosa in più. Centrodestra una ventina. Una Una ventina, e ventina. diciamo Forza Forza Italia Italia 4-5. 4-5, e tu sei uno dei più giovani. Sì, sicuramente sono uno dei più giovani. Sì, Sì, penso di essere il più giovane. un'esperienza, bella Sì, soddisfazione comunque. sì. Non te l'ha regalato nessuno, né il partito, No, niente, la no, no, l'ho presidenza della conquistata provincia, da solo. da solo, non devi dar conto a nessuno. Andiamo oltre. Allora abbiamo parlato un po' di politica del futuro, abbiamo parlato di Caserta, abbiamo parlato di tante cose belle. Di Giorgio, però devi sapere che questa non è una trasmissione come tutte che fanno tutti quanti. Qua c'è la particolarità che la vedono tutti perché si parla a 360 gradi. Ma i nostri, diciamo, tutta terra di lavoro, conoscendo il presidente, che è di una semplicità che fa paura, cioè vuole sapere pure che hobby ti piace, che piatto ti piace, che hobby hai tu, diciamo, nei tuoi tempi di la tua giornata, ti Allora, alzi la mattina, colazione con i ragazzi, cioè come inizia, cioè per i cittadini che almeno la conoscono... mattina chiaramente io e mia moglie cerchiamo di organizzare la famiglia. Ho Prima due cosa, come bambini tutti quanti. piccolissimi, e quindi Età? grazie a uno 10 anni, un altro 15 anni, Piccoli ancora. piccolissimi. Grazie ai miei suoceri, ai miei genitori, riusciamo a gestire i tempi anche nell'accompagnare a scuola, farli mangiare, tutta questa roba qua.
Io orientativamente lavoro fuori casa fino massimo alle 15-16, poi mi ritiro a casa e lavoro da casa per Bello. seguire soprattutto i miei bambini. Mi sono imposto questa cosa quando mi sono ricandidato perché ritengo che tra le priorità bisogna attenere sempre e soprattutto anche la famiglia. Quindi il pomeriggio mi dedico alla famiglia. Chiaro, da casa lavoro, oggi c'è la Certo, oggi. possibilità di lavorare anche da casa. Conference call, telefonini, Esatto, via di quindi sempre questa tutto qua. cosa qua. Mi appassiona molto la palestra, in generale Sì. l'attività fisica così. Ah, ecco il fisico, allora non già. Però sono anche un grossissimo, un ghiottissimo, cioè mi piace tantissimo mangiare e soprattutto bere i vini e quindi le cose Diciamo assaggiare i vini, no, mi permetto di raccontarti Ah, un aneddoto tra Carlo Marino, che è un amico, e anche Pio, che è un amico. Allora Carlo fa una battuta: io non sono quello che va fuori i bar così così, e mi dice, viene Pio del Gaudio qua e dice, ma io mica vado fuori i bar che mi vado a ubriacare. Cioè, voglio dire, no, cioè, il presidente sta dicendo, giustamente, piace sorseggiare il vino, piace fare queste cose belle di famiglia, che sono le cose più Allora, io belle la poi. sera Ma se ti piace non. cucinare? Sì, abbastanza. Pure. Solo che mia moglie non mi fa cucinare perché Niente. rovino la cucina, cioè sporco la cucina. Quindi. Quello è il nostro danno. No, mi piace cucinare tantissimo. Mi piacerebbe cucinare, mi diletto in queste cose. E poi fai palestra. Sì, palestra, faccio. La palestra che di sera, di Faccio una pomeriggio. piccola palestrina a casa, faccio E ti fai le qualcosa. tue Sì, cose. sì, 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 Bello, sì. bello. No, mi diverto Cioè, su questo questo. fatto, questa è una bella cosa, perché riesci Sì, tra no, lavoro e tra famiglia. riesco a coniugare il momento Non lo sapevo, Giorgio, istituzionale. questa cosa, anche in privato, non me l'avevi mai detto, non lo sapevo. Io per esempio Cioè, eviti difficilmente. Sì, sì, cene con sì, sì. Esten, No, bravissimo. ci sono dei momenti in cui bisogna farle, è necessario, Ma no, appunto, c'è. come No, diciamo. no, io vedendomi molti amici, colleghi politici che stanno spesso fuori casa, spesso significa quasi tutte le sere fuori a mangiare, eccetera, eccetera. Non. Un tempo l'ho fatta, mi sono ritrovato male, tornavo a casa senza essere padrone della mia famiglia, quindi ho messo un limite a questa cosa. Bello, Torno a casa, bello, un sto tranquillo, eccetera, eccetera. bel consiglio da seguire. Pure io Chiaramente faccio così, però un poco più tardi, diciamo. il telefono è sempre acceso, cioè, Eh quindi sono certo. raggiungibile in qualsiasi momento. Oggi con i nuovi Bello. sistemi si può lavorare anche da casa. Sì, oggi è cambiato un poco tutto. Bello, bella cosa, complimenti. Andiamo un poco Sì. oltre. Che ne pensi di questo governo? Questo è un governo fortunato da un lato perché sta gestendo l'emergenza con un'esperienza che è stata acquisita da un altro governo. Quindi cerco di essere oggettivo e obiettivo da questo punto di vista. La fase più drammatica è stata gestita da altri, non da questo Sì, governo. sì, sì. Quindi in qualche modo sono fortunati, stanno gestendo una situazione che è già più o meno consolidata, c'è già un viatico tracciato. Va però anche detto che stanno dimostrando di essere all'altezza della situazione, perché a differenza del passato, dove molti contributi venivano dati, come dire, senza immaginare i riflessi positivi e negativi che quel contributo poteva determinare l'economia generale, questi oggi, prima di dare un contributo, immagino alla coefficiente di accelerazione, quindi della produzione della ricchezza che potrà avvenire attraverso quel finanziamento. Per essere un po' più pratici Certo, farci e fare capire. un esempio, cioè, se si sono stati spesi milioni per i banchi con le rotelle che non solo non sono serviti dice a niente per la scuola perché la scuola è stata chiusa, ma soprattutto Bravissimo. quell'intervento non ha determinato neppure un coefficiente di accelerazione sull'economia. Quindi se in passato si faceva un intervento del genere, oggi invece per esempio si fanno interventi assolutamente diversi, dove l'intervento viene mirato non solo per risolvere una problematica
che esiste nell'immediato, ma soprattutto è teso a creare quel coefficiente di accelerazione che deve servire per far ripartire l'economia e Sì. quindi creare ricchezza. Questo chiaramente è frutto di un, di, diciamo, di uno studio che è in mano a Draghi. Draghi è bravo in questo. Draghi, bravo, cioè, Sì, Draghi non ti dà i pazzesco. soldi. Sì, sì, Draghi ti dà sì, sì. i soldi soltanto se capisce che Sì. con quel finanziamento riesce a creare economia. Questo oggi ci dà certezza perché tu immagini un qualcosa di nuovo nel futuro. Per esempio, io lo guardo anche con le province, no? Con la provincia. Con il primo governo, con il governo Conte che ha dovuto gestire l'emergenza, ci sono state date dei fondi per abbattere le mura delle classi perché bisognava creare aule più grandi per poter fare. Quello è stato un intervento che abbiamo fatto, abbiamo speso 4-5 milioni, non mi ricordo neanche l'ammontare preciso, abbiamo speso 4-5 milioni, sì, è arrivato un po' di economia sul territorio per le imprese che hanno lavorato, eccetera, eccetera, però è rimasto lì così. E invece, stanno arrivando, sono arrivati già 20, 18 milioni, altri 22 arriveranno a settembre, a ottobre altri 80 milioni di Parliamo di euro, 120 milioni per 100 milioni di euro, ma rilanciare. non per abbattere le mura, No, ma per per realizzare scuole, per acquistare immobili, mobili, per affittare immobili messi in sicurezza, cioè stanno arrivando soldi. Cioè, è un meccanismo diverso. diverso, Completamente diverso, non no, l'intervento tampone, cioè è un altro meccanismo. Cioè, tu sì. vedi proprio un'accelerazione in tutte le cose. C'è un altro livello, Draghi, di Un altro livello. gestione. Poi è chiaro, ci Senti. sono tante cose che non Ma questo vanno. Recovery Fund? Bella cosa. Questa è un'opportunità straordinaria. Infatti, non riuscivamo a capire, non riuscivo a capire perché i 5 Stelle erano contro. Sono soldi, Sì. con tassi di interesse bassissimi, quasi uguale a zero. Servono soldi all'economia, servono soldi per ripartire, bisogna saperli gestire bene, bisogna La saperli bravura sta là, spendere bene, esatto, esatto. bisogna saperli spendere bene. Ma arriveranno dei fondi anche in provincia di Caserta, tantissimi fondi in provincia di Caserta, dovremo saperli gestire bene, fare politica vera Sì. questa. E a te non manca modo perché lo stai dimostrando con i fatti. Speriamo Finiamo bene. qua perché sennò Giorgio non mi paga la cena stasera. Perfetto. Giorgio, veramente è stato un onore e veramente un piacere Grazie ascoltarti perché poi ritengo che i fatti, non è che lo devo ritenere io, sono i fatti che parlano, hai dimostrato di avere una marcia in più su tutti i punti di vista. a Un augurio di serenità innanzitutto e fraternità in famiglia. Che è la cosa più bella per tutti quanti noi. La politica è il tempo che trovo, ma i rapporti umani sono quelli che contano nella vita. La mia stima è sempre la stessa te. e Grazie. È reciproca. ti voglio bene. Grazie. Grazie a tutti e alla prossima serata. Buona Arrivederci. serata.